sono venuto alla scoperta del luogo. Conoscevo, ovviamente, io sono di Alba, quindi non tanto distante, ma sono venuto a scoprire meglio nei dettagli la storia del luogo per poterla trasmettere nell'installazione. Quindi sono venuto in questa cappella bellissima, già restaurata, di grande valore e di mantenimento importante, e ho scoperto, essendo qua, il collegamento col santuario che qualcuno di voi prima ha visto, e quindi il fatto che da 600 anni le persone vengono in questo luogo a cercare i miracoli. I miracoli, poiché pensate che ci voleva 4 giorni anche di camminate o anche di più per venire solo da Torino a piedi, considerate che quindi, e c'è gente che viene da tutta Europa per venire, per veniva qua perché volevano i miracoli, come adesso vanno a Lourdes o Medjugorje, ma prima e partendo da un piccolo pilone votivo poi si è creato questo santuario strepitosamente bello. Quindi sono venuto, e all'inizio di questo mio percorso di scoperta di questo luogo sono venuto a fare il sopralluogo e ho visto che quell'albero che vedete con la prima installazione di luce era completamente bruciato, è un ciliegio selvatico, era completamente bruciato e morto. Quindi l'installazione prendeva un albero interno vivo e l'albero interno morto, esterno morto, che parlavano. Poi l'installazione è evoluta, le punte che vedete all'interno, studiando la zona dell'area, ho capito che, come c'è anche scritto anche in altri luoghi, che le cappelle venivano date per darle, non c'era Google Maps, e quindi venivano date per dare la direzione alle persone. Se guardate, la cappella punta esattamente verso il santuario, ma tante altre cappelle qua intorno puntano, anche sulle colline, puntano esattamente verso il santuario. Quindi dicevano: andate là, trova la cappella e poi vai dritto, segui la strada e arrivi al santuario. Quindi nel percorso del miracolo c'era queste cappelle. Il percorso, che è un tema che si riprende in diverse mie installazioni, quindi l'installazione della prima Barolo Tour nel 2019, l'installazione alle piramidi di Giza nel 2022, quindi dell'andare verso qualcosa, andare alla ricerca, andare alla scoperta, e la scoperta dell'arte ma anche della storia dell'umanità. Qua diventa la scoperta, il camminare su un sentiero, che è questo sentiero dell'andarte, di questi sentieri che ci sono qua sulla zona. Le persone adesso vanno, una volta andavano alla ricerca del miracolo, e il sentiero, il percorso aiutava a creare probabilmente in quel miracolo. Ci sono questi miracoli che sembra che siano veramente miracoli importanti, tipo gente che ha iniziato a parlare, arti che sono ricresciuti, cose importanti, ma probabilmente era anche il percorso. E quindi adesso invece si va per arte, si va per riscoprire la natura, e quindi questo percorso diventerà la prima cappella di diverse cappelle per andare alla scoperta dell'arte, alla riscoperta di se stessi, stare di più con la natura che siamo sempre meno abituati. E quindi in questo senso la punta che c'è internamente alla cappella punta al santuario.